Buongiorno, qui è mattina, siamo al supermercato, anche se l'insegna non c'è, anzi c'è ma è troppo alta. Questo video è dedicato alla spesa. Mike, fai vedere la tua capigliatura interessante. Sì, neanche mi sono pettinato. È una capigliatura da uomo interessante. Lascio perdere, va. Entriamo. Adesso vedremo la spesa interessante di Mike, che è diventato da poco vegano. Non devo comprare niente, giù. Giusto l'insalata. L'insalata. Un uomo che vive di insalata. L'uomo che parlava di insalate. Per Mike, come mai? È fondamentale, no, Gio? Spiegaci bene, come mai questa scelta del vegano? Beh, non metti sta roba su delle auto. Come mai questa scelta del vegano, Mike? Non rilascia dichiarazioni, Mike. Guardate questo reparto orto frutta. Sembra un vero e proprio orto. La scelta delle insalate è una scelta importante, ragazzi. Ovvio, quella più economica. Richiede almeno 20 minuti. 1,99. Guarda, 5,49, perché devi comprare questo. Ma perché questo è Cesar, c'ha in mezzo il mais, c'ha altra roba in mezzo, va. I crostoni, il formaggio, quella lì c'è solo le insalate. Vai. Ok, fatto questo, adesso parliamo di cose serie. Visto che mancano, quanto manca Mike a sabato? Mancano oggi è giovedì, giorno. 2 giorni alla gara. La mia spesa sarà piuttosto povera e quindi andiamo a prendere il pesce là. Allora, scegliamo bene, utilizzo molto la tilapia è un pesce molto simile al merluzzo, che da noi non si trova. Comunque non vi perdete una mazza, perché praticamente è molto simile al merluzzo, forse ha un pochino più di gusto, però questo non fa la differenza. Tilapia congelata. Pronti? Il salmone non lo prendi, Johnny? Le patate? La patata, che è sempre importante. Vero, Mike, che la patata sta bene ovunque? Basta, Mike, la tilapia è sufficiente. Adesso andiamo al reparto più importante per Mike, che è quello della carne. Ma Johnny, prendi la carne di qui sotto, no? No, no. Macinato di tacchino, che qui si trova qualcosa di particolare che in Italia non c'è. Lo so, però adesso in fase gara gli alimenti vanno selezionati. Tacchino, Mike, cosa ne pensi del tacchino? Vai. È una carne magra, è utile per la gara. Hanno detto che è anche un alimento altamente erotico, Mike. Erotico, come mai? Ti arrabbi col tacchino? Allora, passiamo alla fase carbo. Quindi, devo comprare il riso, Mike, dove vai? Vado a comprare le banane. Le banane? Ormai lui va avanti a banane e insalata. E crema d'arachidi. Mike, io ho ancora la foto che te tradisce, eh? Banane e crema d'arachidi al parco. Ah, sì? Che fai? Hai preso così le banane così? Un cesto di banane, ragazzi? Il gorilla Mike. Così, neanche una bustina, una cosa, no? Una bustina, lascia perdere. Devi così a caschi. Come in natura, no? Le raccogli dall'alto. Certo. Dunque. Sai che pensavo che la tilapia forse è troppo poca. Compro il salmone, Johnny. No, più un'altra cosa di tilapia, mi sa, che dici? Vai. Ormai sei innamorato di questa tilapia. È utile. Johnny, devi comprare. Ragazzi, salmone, la tilapia è un pesce magro, 3, molto proteico, ha un gusto leggermente migliore del merluzzo. Che volete di più? Vai a comprare la tilapia. È un'ottima fonte di calcio. Sì, dici? Tutti i calciatori utilizzano la tilapia. Certo. Vedi come si è sembrato stamattina? Forte. Allora,
No, perché so quattro etti, no? Due etti mi servono un impasto, due etti in altro, so due pasti soli. Con la carne quando ci fai? Gli altri due pasti? Sì, pranzo e cena però. Carbuma la mattina. Sei a posto per due giorni. Giovedì qualcosa? E venerdì però. E sabato come mangio? Sto a fare tutto il giorno. Non mangi? No, la sì, gara. Non mangio. Giugno. Sì, ne sa. Allora, per certezza mi sa che io me ne prendo un'altra pote di labia, che dici? Oppure oppure un po' di tacchino. Di tacchino, dai, meglio. No, ma c'ho ragione. Adesso fondamentalmente mi prendo un altro tetacchino macinato. Il coniglio. No, Mike, perché sennò corro via dal palco se mangio il coniglio. Pronti? Prendete due hot dog, no? Qualcosa, diciamo. No, la prossima volta in via del tutto eccezionale farò un video sulla spesa. Ma sulla spesa post gara. Quindi torte. Mike, perché torte? Adesso torte. Salsicce, bacon. No, bacon no, sicuramente. Ah, il riso dopo. Dove sta mannà? Che ti serve? Il riso sta laggiù. No, devi inallate? Non so, quello è il reparto quello tuo. Quello buono sta laggiù. Perché, no, no, io non voglio quello. Perché quello è il reparto di Mike, un reparto organico, biologico, per le checche. Perché non siamo anche. Infatti è un reparto pieno di frocetti. Sciroppo d'acero, sciroppo d'acero, come no? Sulla frittata d'albumina mentre. Certo. Mike è il mio guardiaspalle. Dai, va. Bene. Questo è il reparto spezie. C'è da dire che questo supermercato è molto fornito, vero Mike? Sì, sì. C'è un'ottima varietà di frutte secche, carni, pesci, albumi. Lo scolapasta ormai mi sono attrezzato con le mie mani per scolare la pasta. Metto la pasta nelle mie mani e faccio scolare l'acqua tra le dita. Come? Niente Johnny, niente. No, no. Mi serve lo scolapasta. Ci fai col riso. No, è noodles, non li voglio. Allora, il risottino. Prendiamo un pacco che non sia enorme, visto che qui ci sono pacchi da 10 kg, 20 kg. Ma che ci fanno questi pacchi da 20 kg? Sono per i ristoranti cinesi? Interne, no? 8 kg. Ho visto famiglie che tengono i pacchi da 20 kg dentro e poi li buttano dentro cassettini di plastica e ce l'hanno pronti in tutti i cassettini. E tengono ste bustate intorno per la cucina, anche la padrona mia vecchia. Perché così ogni volta tirano fuori un cassettino. Solo che sembra che stanno ogni volta a cementa casa con questi sacchi intorno per casa. Bene, direi che questo va più che bene. Long grain white rice. Uso il riso bianco, non uso quello integrale, perché secondo me è una cagata quello integrale. Bene. No Johnny, sbagliato. L'integrale è fondamentale. Mike, perché usi l'integrale? Perché sulla neve va meglio? Certo. Bravo. Bene. Dette queste stronzate. E la carenza di figa canadese? Non vogliamo la parlare. Figa canadese è una figa, diciamo, è una specie protetta che vive nei parchi, non si vede, si vede raramente in città. Vero. Allora, adesso fammi fare mente locale, perché tu pensa a quello che cazzo mi devo mangiare, no, non ricordo niente. Io c'ho le patate, c'ho le banane. Ma tu sembri un gorilla, le mangi le insalate, le patate, le banane. Invece pensiamo alla spesa importante. Alla spesa importante. Cioè, stai dire. Facendo dimenticare una cosa molto importante. Il pane. Il pane integrale. No, mai. Come mai questa volta il pane integrale? No, il pane scherzo non è integrale, ma è un pane. Lascialo, no, è un pane senza zuccheri aggiunti. Anche la varietà di pane è molto ben distribuita qua. Sì, ma devi usare il pane Ezechiele, quello sì che è buono. Il pane Ezechiele è il pane che usava il grandissimo Jay Cutler e l'ho utilizzato per i primi mesi che stavo qui.
poi ho capito che quel grande pane faceva cagare e che c'erano pani molto più buoni. Sì, eccezionale come valori, ma fa cagare. E quindi utilizzo un pane senza zuccheri aggiunti, con valori altrettanto buoni, o quasi, ma almeno che sia buono, perché si vive una volta sola. E il pane Zecchiere lo lasciamo a Jay Cutler, altrimenti glielo rubo tutto io. E a me, John. Ecco qua, Country Harvest, no sugar added. Questo è buono, guarda, te lo insegna tutto. Questo è un altro pane di qualità. È sempre Zechiel. No? Dove? Sì, ma Zechiel è il tipo del pane, ma la marca è quella, Sasha Co, vedi? Eccezionale, guarda i colori nutritivi, Johnny, per ogni fetta di pane. Mike, come va questa vita da vegano? Ti vedo un po' distrutto in volto. Ma che distrutto? Non dormo, Johnny, non dormo. Come mai non dormi? Stanotte ho dormito 9 ore io. Sempre in giro. Non sono manco pettinato. Sempre in giro, lui per locali. È diventato il magnaccia di Toronto. Certo. Mike, in quale locale sei stato ieri sera? Nessuno. Allora, detto questo, adesso andiamo a pagare e a stampare un foglio per la gara molto importante. E poi Mike devo scegliere la canzone per la gara. Che canzone scelgo? Io pensavo a un Pavarotti. Diciamo una canzone tipicamente italiana sul palco. Certo, è vero. Fai portiamo questa italianità. Scenica, certo. No? Potrei portare anche Vincerò, in maniera tale che loro, diciamo, avvertono questa mia sensazione di vincere. Come dove vado? Qui va bene, no? Ma lì non c'entra niente, dai. Dai, allora, dai. Wow, dai, dai. Ecco. Beh. Mike, quando te la mangerai una bella bistecca? A breve, Gio. A breve.